Oggi vorrei parlarvi di due dimensioni coessenziali nella vita cristiana che proprio Marco, l'Evangelista, vuole mettere appaiate, accoppiate. Infatti, nel Vangelo di domenica scorsa avevamo visto l'invio missionario, prese a mandarli a due a due. Il cristiano sente una spinta missionaria e questa prima dimensione potremmo definirla l'impegno. La missione. Questa domenica il cristiano sente una spinta a stare con Gesù e questo è il suo riposo. Raccontano a Gesù il loro impegno missionario, che cosa è capitato, lui li ascolta con tenerezza, vuole ricompensarli, dando loro l'impressione che lui è tutto per loro. E allora il suo programma è proprio veramente fare sentire il calore, la tenerezza, la vicinanza sua. E dice, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù, gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro, venite in disparte voi soli in un luogo deserto. E riposatevi un po'. Ecco, questa è la dimensione del rapporto con Dio, della preghiera, del rapporto con Gesù. Andiamo a tutti con l'impegno, ma torniamo a Gesù con la preghiera. Abbiamo bisogno di momenti con Lui. Abbiamo bisogno della missione, abbiamo bisogno della comunione, di riunirci nell'unità tra noi e con Lui. Infatti, subito dopo però arriva di nuovo l'apertura perché non riescono a veramente stare in disparte perché molti li vedono partire, capiscono e vanno già a piedi dove loro arrivavano con la barca e quindi di nuovo c'è da prendersi cura della gente. E questa è la nostra vita, spesi per gli altri, ma torniamo a Gesù. Nel ringraziamento, nella lode per quello che Gesù ha fatto anche attraverso di noi e con noi, e poi di nuovo la gente ci mangia e di nuovo torniamo a Gesù. Sono due dimensioni veramente importanti che non possono essere tralasciate, nessuna delle due. In particolare perché andiamo a messa? Ecco, andiamo proprio per sperimentare questo Gesù che è per noi. Questo Gesù che ama prima di tutto noi. Noi siamo andati durante la settimana ad annunciare il Vangelo a tutti, a testimoniarlo, questo amore, questo regno di Dio che Gesù vuole portare, questa liberazione, ma prima di tutto sperimentiamo che siamo noi i primi liberati, siamo noi che già viviamo questa nuova società, questo nuovo regno di Dio, questa compagnia con Gesù. Ed ecco che cos'è l'Eucarestia. E nelle prossime 5 domeniche rifletteremo appunto su questa Eucarestia, questo Gesù che si fa pane per noi, per farci uno. Ma poi questo rapporto con Gesù è nell'intimo di ognuno di noi, è la preghiera, è quel rapporto intimo con Gesù in cui sperimenti che Gesù è tutto per te, che Gesù ti ama come se fossi l'unico. Questa è la preghiera. La preghiera è fondamentale. Non ci può essere impegno, missione senza preghiera, non ci può essere preghiera senza impegno. Ho provato a intervistare alcune persone della comunità sulla preghiera e proprio mi hanno dato delle risposte veramente belle. Per esempio, una persona diceva: anche quando lavoro è come l'ago della bilancia, il mio pensiero è sempre rivolto a lui. Quindi vedete, unire preghiera e impegno e lavoro. Un'altra, quando ho paura, non riesco a pregare. Poi dico, questi pensieri non sono per me, non li voglio, mandali via. E lui li manda via. Ecco, quindi questo Gesù che manda via le nostre tentazioni. Terza testimonianza. La mia preghiera è cambiata nel corso della mia vita. All'inizio pregavo con le formule e basta. Poi chiedevo, chiedevo, chiedevo. C'erano delle croci. Poi ho scoperto che Dio mi ama e ho iniziato a ringraziarlo perché Lui c'è e
e a leggere il Vangelo per amarlo di più. Quindi questa preghiera che è sempre un rapporto vivo con Gesù, ma che cambia nel corso della vita, perché le nostre esigenze sono diverse. Un'altra. Mi piace fare dei pensieri di ringraziamento al Signore più che chiedere. E mi commuovo, dice questa persona, mi commuovo. Un'altra. Prima di arrivare alla preghiera, io mi sentivo una persona vuota. Ecco come veramente abbiamo bisogno di questo rapporto a tu per tu con Gesù. Se no, come facciamo ad annunciare agli altri l'amore di Dio, se non lo sperimentiamo prima di tutto noi e tutti i giorni, come comunità nella messa e come singoli nella preghiera personale. Io mi chiedo continuamente, ma è questo il tuo progetto su di me? Ma qual è il tuo progetto su di me? Ecco, questa preghiera che diventa preghiera di ascolto, meraviglioso. Un altro, se non pregassi, come farei a non reagire, a perdonare, a sopportare? Non ce la farei. Ecco, quindi sente proprio che la preghiera gli dà forza ad amare. E un altro, da una parte mi sfogo e discuto con Dio, e dall'altra chiedo la forza di andare avanti. Quindi questa preghiera che diventa anche litigio, ma poi diventa supplica. Ecco, abbiamo bisogno quindi non solo della dimensione della missione, dell'impegno, dell'andare a tutti, ma abbiamo bisogno del Gesù che dice: vieni in disparte in luogo deserto e riposati un po'. Lui è il nostro riposo. In particolare è anche bello vivere la preghiera di lode, la preghiera di ringraziamento. Com'è bella questo tipo di preghiera. Perché ci aiutano a uscire dal nostro individualismo, ad aprirci. Non importa se non so tutto su Dio, ma lo ringrazio, lo lodo. Questa è umiltà, è intelligenza, e non pretendere di possedere Dio. E allora preghiera e impegno sono, due cose assolutamente collegate. La preghiera cristiana porta all'impegno, porta alla fraternità, porta all'andare a tutti, all'impegnarsi per tutti, ad annunciare a tutti il Vangelo. Ma la fraternità cristiana e l'impegno cristiano porta alla preghiera, perché devo tornare da Gesù a ringraziarlo, a chiedergli se sono stato veramente suo strumento, a mettermi in ascolto. Ecco, ho visto che c'è chi parte più dalla preghiera per arrivare all'impegno e c'è chi parte più dall'impegno per arrivare alla preghiera, ma se le entrambe le cose sono fatte veramente per amore, ho notato che non ci si ferma a una cosa sola, ecco. Certo, se faccio la preghiera solo per consolarmi, per avere un sentimento religioso vago, allora certo che non porta all'impegno, quella è una preghiera sterile. Se faccio l'impegno solo se per fare, secondo i miei schemi, allora questo non porta altro che all'orgoglio, arrabbiarsi o diventare intransigenti, oppure pessimisti perché sei deluso. Ecco, non ti porta alla preghiera. Ecco, ma se l'impegno è fatto per amore, se la preghiera è fatta per amore di Dio, è impossibile, è come una molla, no? Sei da una parte e ti spinge dall'altra, quindi sei nella preghiera, ti spinge agli altri, sei dagli altri e ti spinge a ritornare in Dio. Ecco, quindi dobbiamo veramente chiederci, ma noi proponiamo una preghiera cristiana, quindi una preghiera che diventa azione, proponiamo una fraternità cristiana, quindi una fraternità che si fonda veramente sul rapporto con Dio, Padre di tutti, proponiamo un impegno cristiano oppure solo portare i miei schemi, ecco. La preghiera, se non è evangelizzata, diventa solo esperienza religiosa. Bella, ma tutto lì. La fraternità, se non è evangelizzata, diventa solo un'esperienza di relazione. Bello, eh? Essere amici. Ma non costruiamo il regno di Dio. Non andiamo oltre. Poi inevitabilmente ci chiudiamo nei piccoli gruppi. L'impegno, se non è evangelizzato, diventa solo esperienza etica. Essere buoni, essere coerenti. Ma non è tutto nella tua coerenza.
C'è l'azione di Dio che va oltre anche le tue eventuali opere buone. Quindi, se viviamo la preghiera, la comunione, la fraternità, l'impegno invece per quello che sono come tre modi per incontrare Cristo, allora sì, diventeranno qualcosa di nuovo. Allora, amici, voi andate a tutti per vivere l'esperienza che Gesù è con voi a essere missionario. Voi siete amici, siete comunione perché Gesù vi unisce. Voi pregate per mettervi in ascolto di Gesù, per diventare sempre più uno con Lui.